Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Nella descrizione del suo canale ci dice: «Il mio nome è Adam e sono qui per illuminarvi la giornata», ma al contrario della giornata di oggi, che è nuovamente nuvolosa. Lui è Crash Bang Adam, è divertentissimo, è uno youtuber britannico e il suo accento è semplicemente splendido, e se ve lo dico io, che non amo alla follia l'accento britannico. Nel doobly-doo vi segnalo alcuni dei suoi video che ho trovato molto divertenti. Innanzitutto, il primo video che vi segnalo è 5 cose che ci serviranno nel futuro. Il secondo video sul doobly-doo riguarda i mondiali di calcio 2014, e se è piaciuto a me, a cui non piace il calcio, potete fidarvi, 5 cose che non sapevate sui mondiali di calcio 2014. E poi vi segnalo vespe, tablet e tenersi a mani nude. Terzo video sul doobly-doo. Assieme a un bellissimo extra che mi riguarda, 5 cose da fare con un bel nuovo paio di baffi. Cosa che peraltro mi ricorda che mi è successo alcune volte mentre parlavo con dei clienti, dopo varie volte che ci siamo visti, il cliente mi guarda un po': «Ma ti vedo un po' diverso!» «Ah, ma ti sei fatto crescere i baffi! Complimenti, ti stanno bene!» E grazie, negli ultimi 20 anni me l'hanno già detto. Comunque, lui è Adam, Crash Bang Adam, link al suo canale nel doobly-doo, e passiamo all'argomento del giorno. Il vlog scorso vi ho parlato di fobie. Questo vlog forse è il caso di parlare dell'opposto, delle filie, delle cose che si amano, anche se il termine fobia identifica chiaramente una, più che un'avversione, una paura vera e propria, non una semplice avversione, come per esempio la crometofobia o crometofobia, che è la paura del denaro. Io penso di avere invece una grande forma di crometofilia, visto che adoro il denaro, però non me ne danno mai. Ora, la fobia è una paura ben delineata. Con le filie non si identifica necessariamente una passione ben delineata, perché le filie possono avere determinati significati in base all'accezione che gli diamo e in base all'accezione di determinate parole, dell'uso che hanno nella società. Per esempio, esiste l'emofilia, che però non è che è la passione per il sangue, cioè forse quella dei vampiri. Tendenzialmente è una malattia, è una difficoltà del sangue a coagularsi. Vi sono le parafilie, che hanno a che fare con la propria vita sessuale. Però vi sono anche dei concetti che sono un pochino più semplici. Per darvi un esempio sulle diverse accezioni delle parole, vi dirò ad esempio una parola: zoofilia. Letteralmente amore per gli animali. Ora, la zoofilia può avere tre diverse accezioni. Può significare semplicemente una passione per gli animali, una persona a cui piacciono molto gli animali. La parola zoofilia, riferita all'ambito botanico, può identificare un determinato equilibrio tra le piante e gli animali. Per esempio, la cosiddetta impallinazione... sì, impallinazione... per esempio, la cosiddetta impollinazione zoogama, in cui la pianta fa uso dell'animale per diffondere il polline. La cosa più semplice è quella di utilizzare le api per diffondere il proprio polline, ma possono essere utilizzati anche, non so, animali come pipistrelli o situazioni del genere. È un caso di zoofilia. Zoofilia può essere utilizzato anche nell'ambito professionale, nell'ambito zootecnico. C'è, per esempio, la guardia zoofila. E infine, la zoofilia può identificare anche una delle parafilie, e può riferirsi a coloro che si eccitano sessualmente
con gli animali. Ci sono anche quelli che si eccitano come animali, ma questa è un'altra storia. Tra l'altro, alcune filie sono parole molto utilizzate, per esempio i cinefili, gli amanti dei film, gli amanti delle produzioni cinematografiche, gli amanti del cinema, o i cinofili, che sarebbero gli amanti dei cani. Il buon Cesare Marchi, nel suo libro In punta di lingua, ci diceva di fare attenzione a non confondere le due cose, anche se è vero che abbiamo visto dei film realizzati dall'amico quattro zampato dell'uomo. Di alcune fobie esiste anche l'opposto. Per esempio, della nictofobia, la paura del buio, esiste la nictofilia, la capacità di rilassarsi moltissimo nelle situazioni particolarmente buie, e che è un po' il mio modo di essere, perché io amo dire che la mia camera da letto deve essere citata ai bambini per incutere loro timore, poiché deve rientrare nei canoni fisici del corpo nero. Io odio la luce che filtra mentre dormo, quindi nella mia stanza c'è un'oscurità completa. Ho impiegato vari mesi, e non sto scherzando, ad abituarmi alla proiezione dell'ora sul tetto della sveglietta radiocontrollata, e sapete quanta pochissima luce faccia quella sveglietta, quindi immaginatevi un po'. Anche se devo ammettere che dormire all'addiaccio, fare hike, come si faceva ai tempi degli scout, è una cosa che adoro tantissimo, perché quello che mi dà fastidio è la luce che filtra da tutti i lati, ma essere illuminato in maniera graduale e uniforme, svegliarsi con la luce del sole, indubbiamente quello è un altro paio di maniche. Svegliarsi con la luce del sole, mi sveglio la mattina alle 5:10 che in piena estate sta albeggiando, lasciamo stare, va! Se dobbiamo parlare di me, sono un ben noto arctofilo. Adoro gli orsi! E voi? C'è qualcosa che vi piace tantissimo? Avete una passione, una filia per qualche cosa in particolare? Non so, per i libri, per i film? Ditemelo un po' nei commenti, oppure, come sempre, su Twitter, hashtag DDBOTR. Ragazzi, questo è tutto. Come sempre vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, fate pollice in alto e condividetelo con gli amici. Se vi è piaciuto e non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale, è gratuito, e riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, io ho concluso. Noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti, e grazie! 38 anni, un'azienda avviata da 15, e clienti e colleghi di Protezione Civile che guardano i miei video. Ma è bello così!